Una cattedrale gremita lunedì scorso ha pregato per il Papa Emerito Benedetto XVI. La messa di suffragio, presieduta dall'Arcivescovo, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, sacerdoti, autorità civili e militari che hanno voluto ricordare Benedetto nella liturgia esequiale. Una celebrazione molto sentita che nelle parole dell'omelia del Cardinale Zuppi ha ripercorso alcuni punti distintivi del pensiero e del servizio del grande pastore e teologo. Papa Benedetto, proprio come Giuseppe, di cui porta il nome, ha custodito questa sua sposa con tutto se stesso, servendola e proteggendola, mai in maniera banale, sempre attenta alle persone, ma senza compiacenze, libero da protagonismo e personalismi, generoso e attento nel collaborare con gli altri. Non ha smesso di ascoltare il sogno di Dio, obbediente, da umile lavoratore, come si era definito, leggendo e rileggendo la parola, in una personale vita spirituale e sempre con un'onestà di ricerca teologica, attento che non si perdesse il deposito nell'avventura del momento, ma anche di non ridurla ad una conservazione ottusa e ripetitiva. Il cristianesimo per lui era sempre un incontro e non una morale, ed era sempre legato ad una dimensione comunitaria. Diceva: la fede è necessariamente ecclesiale, e la Chiesa non un'organizzazione, un'associazione per fini religiosi umanitari, ma un corpo vivo, una comunione di fratelli e sorelle nel corpo di Cristo che ci unisce tutti, sempre con grande chiarezza, con chiarezza comprensibile a tutti. Chi crede, diceva, non è mai solo, ma lo è nella vita, non lo è nella vita e neanche nella morte. Il Papa Benedetto ha amato il Signore, ha amato questa nostra madre che è la Chiesa, ha servito la comunione della Chiesa, e siamo certi che continua a pregare dal cielo perché ci mettiamo in viaggio e perché, forti della nostra fede, incontriamo i tanti pellegrini della vita, i tanti compagni di viaggio, e comunichiamo la grandezza dell'amore di Dio, quello nel quale vive il nostro padre e fratello Benedetto. Diversi sono i legami di Josef Ratzinger con Bologna. Il 25 settembre del 1997, quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, intervenne al Palazzetto dello Sport durante le celebrazioni del Congresso Eucaristico Nazionale con una lectio magistrale sull'Eucaristia, sacramento di ogni salvezza. Dal 25 febbraio al 3 marzo 2007, su richiesta di Papa Benedetto XVI, gli esercizi spirituali per la Curia Romana in preparazione alla Pasqua furono predicati dal Cardinale Giacomo Biffi, allora Arcivescovo Emerito di Bologna. Particolari legami ci furono anche con il Cardinale Carlo Caffarra. Infine, il 31 gennaio 2012, l'allora Papa Benedetto XVI nominò Don Matteo Zuppi Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma per il Centro Storico. Negli ultimi giorni dell'anno 2022, accogliendo l'invito di Papa Francesco al termine dell'udienza generale del 28 dicembre, anche nelle chiese dell'Arcidiocesi si era pregato per la salute del Papa Emerito. Sabato 31 dicembre, giorno della sua morte, l'Arcivescovo aveva ricordato in un messaggio il legame di Benedetto XVI con Bologna. Portava nel cuore la chiesa di Bologna il suo legame con i miei predecessori, con il Cardinale Biffi e con il Cardinale Caffarra, era profondissimo, e ci uniamo alla preghiera di tutta quanta la Chiesa e direi del mondo intero, perché Papa Benedetto, come tutti quanti i cristiani, sono sempre della Chiesa ma anche del mondo, e lo ha servito con tanta intelligenza, con tanta visione del futuro, con tanto amore per l'unità della Chiesa, ma anche perché la Chiesa potesse essere presente nelle zone più difficili, più dolorose del mondo.
la sua vita trova il suo compimento in questo ultimo giorno dell'anno e ci aiuta anche a contare i nostri giorni, a ringraziare dei tanti doni e a spendere come, come la testimonianza del Papa Emerito Benedetto tutta la nostra vita nel servizio al Signore. Ci ritroveremo il 2 gennaio alle ore 17:30 nella cattedrale per la messa di suffragio del Papa Emerito Benedetto. Anche nel Te Deum di ringraziamento di fine anno di sabato 31 dicembre in San Petronio, il Cardinale Zuppi ha ricordato la figura di Benedetto XVI. Lodiamo Dio, ha detto l'Arcivescovo, per il dono della vita del Papa Emerito, della sua testimonianza di cristiano e di credente fino alla fine, della sua fede e della sua ragione, del servizio alla Chiesa Universale fin dal Concilio Vaticano II, del ministero episcopale e della grazia con cui ha presieduto alla comunione come Vescovo di Roma. Mercoledì 4 gennaio il Cardinal Matteo Zuppi e Monsignor Giuseppe Baturi, rispettivamente Presidente e Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, si sono recati presso la Basilica Vaticana per rendere omaggio al Papa Emerito Benedetto XVI. Insieme a loro una delegazione di 150 persone in rappresentanza dei direttori, dei responsabili, del personale degli uffici, dei servizi e degli organismi collegati alla CEI. Il Presidente e il Segretario hanno sostato per circa 10 minuti in silenzio davanti alla salma del Papa Emerito. Successivamente il Cardinal Zuppi ha guidato un momento di preghiera. O Dio, che dai la giusta ricompensa agli operai del Vangelo, è stata l'invocazione, accogli nel tuo regno il tuo servo, il Papa Emerito Benedetto, che hai costituito successore di Pietro e pastore della Chiesa, e donagli la gioia di contemplare in eterno i misteri della grazia e della misericordia che sulla terra ha fedelmente dispensato al suo popolo. Parliamo di Benedetto XVI, il Papa Emerito, in particolare parliamo del suo testamento spirituale, anche un testamento teologico. Benedetto XVI è stato unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi teologi di questo secolo e ne parliamo con Don Marco Settembrini, che è uno dei teologi della nostra facoltà teologica dell'Emilia-Romagna. Don Marco, leggendo il testamento spirituale di Benedetto XVI, emerge come uno dei grandi temi che ha guidato la sua ricerca teologica e spirituale è stato quello del dialogo tra la scienza e la fede. Io partirei proprio dall'affermazione che riguarda prettamente l'ambito teologico. Benedetto XVI traccia un bilancio del cammino teologico del XX secolo, scriveva: ho visto tante tesi che sembravano incrollabili, le ho viste crollare. Parla di un groviglio di ipotesi. In fondo questo è un appello anche soprattutto all'umiltà per i teologi, per i credenti davanti al mistero della fede e a non dimenticarne la ragionevolezza, anche questa è una parola chiave, Don Marco. Papa Benedetto, tutti lo conosciamo come grande teologo e in quanto prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede ha accompagnato per anni il cammino della Pontificia Commissione Biblica, affiancandola nella riflessione sulla verità della Sacra Scrittura, l'unità dei testamenti e quindi mettendosi anche a confronto con le ipotesi che sono emerse lungo i decenni del secolo scorso. Papa Benedetto ha insegnato come dalle scritture, così come dalla teologia, si possa attingere grande sapienza, una sapienza che alla quale si perviene grazie al dono della ragione fatta da Dio e d'altra parte nell'elaborazione del pensiero spesso teologi ed esegeti presuppongono ipotesi non dimostrate su quelle costruiscono fino a creare appunto il groviglio di ipotesi che non soddisfa né la ragione né la vita del fedele. Quindi un appello all'umiltà forse anche per i teologi? Beh, è certamente un appello all'umiltà che corrisponde anche alla pratica di teologia per secoli. Nel mondo antico, anzitutto, ricercare la sapienza significa custodire il timore del Signore, ovvero la consapevolezza che il Signore è nel cielo, da Lui proviene la sapienza, e l'uomo è sulla terra e riesce a giungere alla verità solo per gradi e secondo limiti costitutivi. Il Papa Emerito Benedetto XVI ha riconosciuto
come proprio questo dialogo con le scienze naturali ha aiutato la fede, scrive, a comprendere meglio la sua specificità. Diciamo che con questo allargarsi della dimensione scientifica sembrava che la fede si stesse riducendo nel dibattito, nella coscienza, nella consapevolezza. In realtà il Papa dice comprendere meglio la sua specificità. Io penso che questa sia anche una specie di richiamo dolce ma anche piuttosto fermo nei confronti di una teologia che mi sembra dimentichi talvolta il suo specifico. Io vedo come oggi molti teologi sono piuttosto appiattiti su temi molto orizzontali, su più della sociologia che della teologia. Questa ricerca dello specifico della teologia, quindi della ricerca della fede. Allora, io quando leggevo le righe che ora hai richiamato, ho pensato anzitutto alla posizione molto chiarificatrice che assunse l'allora cardinale Ratzinger nel dibattito creazionismo all'interno delle scritture, così come all'interno delle elaborazioni dell'astrofisica e delle scienze, mettendo proprio in luce come la creazione sia un'affermazione teologica che voglia illustrare il senso della vita nel mondo e l'origine misteriosa della vita in Dio, e d'altra parte i dati dei modelli evoluzionisti abbiano una verità, offrano delucidazioni rispetto a dottrine biologiche, non teologiche né scientifiche. E quindi pensavo al modo netto in cui lui invitò a riflettere sulla differenza tra evoluzione e evoluzionismo, così come tra creazione e creazionismo, ribadendo come la Chiesa Cattolica creda nella creazione e d'altra parte non voglia trarre una dottrina scientifica a partire dalla creazione, così come dati a sostegno della teoria dell'evoluzione della specie non possono tradursi in un evoluzionismo di rilievo teologico, filosofico. Poi certamente la teologia ha come orizzonte quello della conoscenza di Dio e dell'avvicinamento di Dio all'uomo, l'indagine su come sia possibile la vita in Dio, la conoscenza di Dio. E giustamente la teologia tiene presente la concretezza dell'antropologia, della società dell'uomo, e d'altra parte la competenza propria della teologia è proprio quella dell'articolare il modo in cui la coscienza umana possa conoscere, avvicinarsi a Dio, questo mistero che non può essere dimostrato secondo la pratica di altre discipline. Quindi giustamente la teologia si occupa di Dio che si fa ritrovare dall'uomo, e l'uomo che si avvicina al mistero di Dio e cerca di riconoscerlo. Grazie Don Marco Settembrini, teologo biblista della nostra Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Credo che alla fine l'ultima immagine della biografia di Papa Benedetto sono i suoi 10 anni di silenzio e di preghiera. Credo che forse anche questo è proprio un grande apporto dato dalla sua appassionata ricerca teologica. Sono stati numerosi gli appuntamenti per l'Arcivescovo in occasione delle feste natalizie, a cominciare dai giorni immediatamente precedenti, nei quali il Cardinale ha ricevuto in visita esponenti di gruppi e aggregazioni della comunità ecclesiale e civile per gli auguri natalizi, in alcuni casi, come quello che vediamo nelle immagini, celebrando una messa in preparazione al Natale. In questo caso si tratta dell'Azione Cattolica Diocesana e delle associazioni che hanno sede in Palazzo Acquaderni a Via del Monte. La notte di Natale è iniziata con una messa nella stazione ferroviaria dell'alta velocità, nella quale l'Arcivescovo ha voluto celebrare quasi come una estensione della cattedrale, per vivere vicino a chi spesso vive come un'ombra in questi luoghi di passaggio, ma anche di solitudine.
La celebrazione in stazione è stata promossa da Comunità di Sant'Egidio, Albero di Cirene, Comunità di Villaregia, Caritas Diocesana, Centro Astalli, Suore Missionarie della Carità, Cooperativa Sociale Domani, Fratelli Tutti, Gaudium e altre realtà. A notte inoltrata la solenne e partecipatissima celebrazione nella Cattedrale Metropolitana, aperta con un omaggio all'immagine del Bambino Gesù e trasmessa in diretta da 12 porte e da numerose emittenti televisive locali bolognesi. Dove c'è Gesù, ha detto il Cardinale nell'omelia, quel luogo diventa il nostro, e il Natale allora, nel dramma della vita minacciata e vulnerabile, diventa un inno di pace, pieno di luce, popolato da angeli che cantano la riconciliazione tra la terra e il cielo. Pace agli uomini che egli ama, è la pace che vogliamo arrivi nelle trincee di una guerra folle e criminale, nelle case dell'Ucraina bombardate vigliaccamente, negli ospedali distrutti per far soffrire maggiormente il nemico, la pietà davvero è morta, nelle case senza luce e riscaldamento. Diamogli posto, ha detto ancora il Cardinale, accogliendoli nel nostro cuore e nelle nostre case. Nella mattinata del giorno di Natale l'arcivescovo ha celebrato la messa dell'aurora nella cappella della casa circondariale della Dozza e nel pomeriggio la messa solenne ancora in cattedrale. Dio, facendosi carne, ha detto il cardinale, ci dice che siamo un bene, che ci ama, che la nostra vita è importante per Lui e questo ci cambia. Come facciamo a restare uguali? Lui si apre a noi e noi apriamogli il cuore. Nel giorno di Santo Stefano, primo diacono e primo martire, il cardinale ha celebrato l'Eucarestia con i diaconi permanenti della diocesi e con i loro familiari. Il 1 gennaio si è svolta a Bologna la Marcia della Pace e dell'Accoglienza, dal titolo Europe for Peace, Bologna for Peace. Hanno aderito alla manifestazione, giunta alla 7ª edizione, oltre 60 realtà, tra associazioni, comunità, gruppi di stampo civico, religioso, sindacale e politico. Alberto Zucchero, del Portico della Pace, ha dato inizio agli interventi, sottolineando come la fiducia nella democrazia e nella partecipazione attiva sia la ragione e il motore della manifestazione. Ha dato la parola ai rappresentanti delle comunità religiose, musulmana, ebraica e protestante. Quindi sono intervenuti Alessandro Bergonzoni, Rita Monticelli per l'Università, la vice sindaca di Bologna, Emily Clancy, e il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. 75 anni fa entrava in vigore la nostra Costituzione, che ripudia la guerra e che dice nell'articolo 11° della Costituzione che per ripudiare la guerra, se serve per comporre i conflitti, si perde anche un po' della propria sovranità per qualche cosa che aiuti a comporre i conflitti, di sovranazionale. Il corteo di circa 3.000 persone si è quindi incamminato da Piazza Nettuno per le vie del centro fino a Piazza Lucio Dalla, accanto alla nuova sede comunale, dove sono intervenuti gli altri invitati. Vogliamo non fermare semplicemente la guerra, abbiamo un'ambizione più grande. Vogliamo cancellare la guerra come strumento di regolazione dei rapporti tra le persone, tra gli stati. Affermare la pace, non la cultura della guerra, vuol dire proprio mettere al centro un diverso modello, che significa il rispetto dell'ambiente, significa il rispetto e la cura delle persone, significa pensare a sistemi produttivi che siano appunto rispettosi dell'ambiente, non inquinino, e soprattutto vuol dire che al centro non ci deve essere il profitto, non ci deve essere la finanza, ma ci deve essere la persona e la giustizia sociale. Abbiamo aggiunto la parola accoglienza perché ci siamo accorti che negli ultimi anni bisognava fare qualcosa di più, declinare meglio la parola pace nel contesto storico in cui viviamo. Ecco, l'accoglienza è una di quelle cose che facciamo fatica a comprendere, a digerire, a mandare giù, insomma, no? Invece la pace vuol dire anche accoglienza, accoglienza del diverso, accoglienza soprattutto dei migranti, accoglienza dei poveri e accoglienza delle persone più svantaggiate. L'impegno principale appunto è quello di sostenere in questo momento una lotta non violenta che si sta cercando di portare avanti a partire dal basso, dalla popolazione locale, in particolar modo contro tutta questa situazione di espropriazione di terreni. Ecco, le ditte, le compagnie cinesi che
arrivano qui per scavare l'oro, di fatto arrivando, quello che fanno è espropriare le persone di questi loro terreni, devastarglieli e restituirglieli desertificati. Quindi l'attività che si sta cercando di fare con la costituzione di questa associazione, con l'interesse da parte della Chiesa Cattolica tramite la Commissione Giustizia e Pace per tutte queste problematiche, è proprio un'attività anche di rafforzamento a tutte quelle che sono già delle realtà presenti e un aiuto a una maggiore coscientizzazione. Questa marcia deve trasmettere a tutti quanti l'idea che siamo un popolo, che siamo una moltitudine, che siamo una famiglia, che la bellezza proprio del nostro essere umani sta in questo, sta nel prendersi per mano, sta nel lottare insieme, sta nel farsi fratelli e sorelle. Ma è importante che ci siano anche momenti come quello di oggi per ricordarci soprattutto che siamo carne, che siamo in un corpo e che la vita si compie nell'unione dei nostri corpi, gli uni con gli altri, in questo grande abbraccio. E la marcia della pace tutti gli anni è bello perché questo momento in cui cominciamo l'anno ricordando noi a tutti quanti proprio la bellezza dell'umanità che cammina insieme e si prende per mano. Quello che darà pienezza alla nostra vita non è seguire il nostro individualismo e il nostro benessere, ma aprire il cuore a questo sentimento viscerale di amore, di fraternità, di sete di giustizia che ci dà la forza per agire contro l'individualismo, non sulla base di un'ideologia, ma sulla base che il nostro cuore ci dice che in questo modo noi troveremo la vita vera, la vita bella. Don Mattia ci ha detto che la legge fondamentale dell'universo è l'empatia. Andiamo a casa, portiamocela dentro. Buon anno a tutti. Dopo essere intervenuto alla marcia, l'arcivescovo ha presieduto in cattedrale la messa nella festa della Madre di Dio nella Giornata Mondiale della Pace. Durante le celebrazioni ha consegnato il messaggio del Papa dal titolo «Nessuno può salvarsi da solo» ad alcuni rappresentanti delle aggregazioni laicali, del mondo del lavoro e di gruppi impegnati nella promozione della pace. Nell'omelia ha ricordato come abbiamo coltivato poco il dialogo e molto le ideologie e un modo di contrapposizione nel quale era più importante schierarsi che capire. Il virus della guerra enfatizza le differenze, soprattutto le contrappone, isola le persone e riempie di paure, facendo credere che per essere se stessi bisogna essere soli. Il testo completo del suo intervento è disponibile sul sito www.chiesadibologna.it. Il Natale del Signore ci chiede di essere, come i pastori, attenti, pronti a incontrare il Signore, il Dio della pace, che scende tra gli uomini, che nasce tra gli uomini per abbattere tutti i muri di divisione, per insegnarci Lui con la sua vita che cosa significa essere operatori di pace. Nel cuore delle feste di Natale, la zona pastorale di Castel San Pietro ha organizzato un incontro pubblico chiamato Abbraccio alla città, per uno scambio di messaggi di pace e di auguri da parte degli esponenti delle istituzioni civili e delle comunità religiose. Con l'arcivescovo Zuppi sono intervenuti il sindaco Fausto Tinti, insieme ad altri rappresentanti della giunta e dell'amministrazione comunale, il parroco Don Gabriele Riccioni, la comunità greco-cattolica ucraina, la comunità islamica, per diffondere un messaggio di pace e di speranza. La città degli uomini e delle donne di Castel San Pietro, con il suo associazionismo, con tutte le sue realtà belle che mette al servizio della pace di questa città, è qua ad abbracciarlo e ad abbracciarci. Questo credo che sia un grande segnale, che è una grande testimonianza che gli uomini di oggi, le donne di oggi, attenti al mondo che è in grande difficoltà, ma vogliono lottare ogni giorno con il proprio servizio, con il proprio tempo dedicato agli altri, vogliono lottare per la pace, per un mondo più giusto e più di pace. Abbiamo ripreso dopo gli anni della pandemia questa bella tradizione che ho voluto che ci fosse a Castel San Pietro, quella dell'abbraccio della pace, alla fine di un anno e all'inizio di un altro anno. Il significato nasce dalla Giornata Mondiale di Parigi del 1997, quando i giovani fecero l'abbraccio alla città di Parigi. Da allora a me è sempre piaciuto questo segno, che facesse incontrare gli abitanti, quelli che vengono in chiesa, quelli che non vengono in chiesa, i musulmani, gli ebrei, quelli che sono sensibili solamente a impegnarsi per la
realtà umana, proprio perché insieme si possa davvero costruire un mondo di fraternità, come è stato sottolineato dall'Arcivescovo, ma soprattutto un impegno reciproco a superare le divisioni e le solitudini. Ecco, è la quinta volta che ci ritroviamo a Castel San Pietro con Donga, con tanti cittadini, con tante cittadine, con rappresentanti di varie chiese. Oggi c'era Padre Michail, l'ucraino, delle varie religioni, rappresentanti dell'Islam, per un abbraccio alla e della città. E potremmo dire per un abbraccio tra di noi è aperto al mondo. L'accoglienza agli ucraini significa questo abbraccio, la preghiera per la pace è questo abbraccio, l'attenzione ai più deboli è la voglia di non lasciare nessuno solo. Ecco, questo dà senso a tutti i nostri giorni, a quelli che finiscono nell'abbraccio, a quelli che ci saranno, che avranno senso, scopriranno tanto se avremo la capacità di andare incontro agli altri come quando si abbraccia, con attenzione, con affetto, con amicizia, con accoglienza. Insomma, una bella fine d'anno per aprire un anno che nelle tante difficoltà una luce di speranza. Un racconto vivo e attuale della vita di Gesù, seguendo la traccia dei Vangeli e del Magistero di Papa Francesco. Questo è l'ultimo libro di Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Un volume insolito per l'autore, che in passato ha scritto soprattutto saggi come vaticanista. Io credo che l'appeal della vita di Gesù sia ancora oggi fortissimo, forse oggi più che mai, nel senso che la vita di Gesù ci mostra una personalità eccezionale che, proprio perché divina, aveva l'umanità all'ennesima potenza e dunque era capace di ascoltare, di abbracciare, di rompere gli schemi, talvolta le tradizioni e il perbenismo, in una maniera che colpiva. Ogni pagina del Vangelo ci dice questo. Il tentativo che ho fatto con il libro è stato proprio quello di entrare nelle scene del Vangelo senza dare nulla per scontato. Alla presentazione del volume alla sede provinciale delle Acri nelle scorse settimane è intervenuto anche l'Arcivescovo. Quando non c'è l'immaginazione, ha detto il Cardinale Zuppi, la parola di Dio, e in particolare il Vangelo, restano qualcosa di fuori dal tempo, un moralismo spesso faticoso. Non c'è l'incontro vero, personale, con Gesù. In questo senso il libro è prezioso perché fa entrare nelle situazioni e lo ha definito una sorta di metaverso spirituale. Io ho cercato di prediligere tra i commenti di Papa Francesco quelli tratti dalle omelie di Santa Marta, perché lì il Papa, andando a braccio, entrava proprio nelle scene del Vangelo. In fondo questo libro nasce perché durante il lockdown un amico sacerdote di Torino mi aveva detto: perché non fai una vita, colpito dall'intensità delle brevi omelie della messa di Santa Marta, che in quel periodo tutti ascoltavamo in diretta la mattina, mi ha detto: perché non scrivi una vita di Gesù includendo i commenti di Papa Francesco? E così ho cercato di fare. A moderare l'incontro il giornalista dell'Osservatore Romano, Roberto Cetera, che ha definito l'opera come una rinarrazione dei Vangeli, un racconto vivo che ci avvicina alla figura di Gesù e ce lo fa incontrare. Uno sguardo, insomma, per essere riguardati da lui. Il Papa ci chiede di essere creativi, di trovare, di provare a esplorare vie nuove, e credo che ci sia bisogno oggi di leggere la vita di Gesù entrandoci, perché noi siamo abituati ad ascoltare il Vangelo, a leggere il Vangelo pensando subito di trarre gli insegnamenti per la nostra vita, insegnamenti morali, la dottrina, e siamo poco abituati a stare lì sulla scena del Vangelo. Ecco, il Papa Francesco nella prefazione del libro invita e insiste ad avere questo contatto quotidiano con il Vangelo, dunque con la vita di Gesù.